Aperto per ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani. Un buongiorno a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori, ben trovati, ben ritornati ad Aperto per Ferie. Vi raccontiamo ciò che succede in questa estate 2024 in città e non solo, mantenendo sempre qualche spunto anche con l'attualità. Molti di voi infatti ricorderanno la battaglia contro l'inceneritore di Santa Palomba, il mega impianto fortemente voluto da Gualtieri, che dovrebbe nascere con tutta certezza proprio tra qualche anno alle porte di Roma. Una battaglia che abbiamo visto caldeggiare soprattutto dagli ambientalisti, come ad esempio Legambiente, ma anche associazioni di cittadini, comitati che sono fortemente contrari a questo mega impianto. Ebbene, ma l'ultima novità è che la battaglia per il no è arrivata addirittura in Europa. Sette eurodeputati del Movimento 5 Stelle, e due di Alleanza Verdi e Sinistra, lo scorso 30 luglio hanno infatti interpellato la Commissione d'Europa ponendo di fronte un quesito molto importante, anzi ben tre. Ma in realtà l'obiettivo principale di questa interrogazione è cercare di capire se sussistono dei danni a livello ambientale e soprattutto sulla salute umana con la nascita di questo mega impianto, lo ripetiamo, fortemente voluto dal sindaco Gualtieri, che ha anche la qualifica di commissario straordinario. Come abbiamo annunciato, appunto, sono stati posti tre quesiti a uno dei massimi vertici istituzionali extranazionali. Cerchiamo di capire che cosa è emerso. Lo facciamo insieme a uno dei promotori di questa interrogazione, l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Dario Tamburrano, che è in collegamento video con noi oggi qui ad Aperto per Ferie. Buongiorno. Salve a tutti, grazie del collegamento e dell'interesse soprattutto. Grazie a lei Dario, in realtà è una questione quella legata all'inceneritore di Santa Palomba che stiamo cercando di trattare dando un po' voce a tutti. Ancora non siamo riusciti a far parlare il sindaco Gualtieri, però insomma uno degli obiettivi probabilmente potrebbe anche essere quello. Allora, voi siete arrivati addirittura a uno dei massimi vertici, no, delle istituzioni extranazionali, la Commissione europea, avete posto tre quesiti insomma abbastanza importanti. Cosa è emerso? Beh, quello che emergerà lo dirà la Commissione europea. Noi chiediamo alla Commissione europea di chiarire una volta per tutte se è possibile in Europa, stante le normative del passato ma anche recentemente approvate e quindi vigenti, se è possibile in Europa costruire ancora mega impianti di incenerimento da 600.000 tonnellate annue come quello previsto a Santa Palomba. E mi sembra che i regolamenti parlino chiaro. Il fatto che all'interno del regolamento per gli investimenti sostenibili si dica chiaramente che l'incenerimento dei rifiuti porta un danno alla sostenibilità ambientale, mi chiedo come sia possibile che forze politiche che a parole si dicono europeiste poi comunque vadano in direzione completamente opposta. Ecco, il regolamento a cui lei sta facendo riferimento, mi scusi se la interrompo, è il regolamento 2020 numero 852, c'è un articolo specifico, no? Il 17 se non vado errando. Sì, sì, è esattamente quello, l'articolo che praticamente mette nero su bianco che l'incenerimento di rifiuti, eccetto alcune tipologie di rifiuti, non è un'attività che rientra nelle attività sostenibili ed è esattamente il caso dell'inceneritore di Roma. E allora com'è possibile che insomma ci sia stato il via libera del TAR, del Consiglio di Stato? Vi siete mai chiesti come è stato possibile arginare, anche superare anche l'ostacolo tra virgolette della giustizia amministrativa? Beh, diciamo che in Italia, in quanto al rispetto delle normative europee, noi siamo tra il paese e lo Stato membro che ha il maggior numero di infrazioni, e in particolare non è un caso proprio per la normativa europea dei rifiuti. Quindi, insomma, che in Italia si vada avanti e la giustizia amministrativa vada avanti dando il via libera a determinate opere, poi il via libera, bisogna vedere che cosa succederà con la valutazione di impatto ambientale. Siamo in attesa di conoscere esattamente il progetto, i dati tecnici e che cosa uscirà dalla via e soprattutto dalle osservazioni che comitati, cittadini e probabilmente anche io in prima persona faranno sulla via. Bisogna vedere quali sono i dati tecnici di questo inceneritore.
E soprattutto c'è proprio un discorso generale di che, qual è il modello di sviluppo che noi intendiamo affrontare, perché abbiamo visto che cosa significa dipendere dall'estero per le importazioni di energia, e quindi questo si sarebbe un inceneritore a recupero energetico, ma sappiamo che incenerire materie prime e seconde, materiali post-consumo, poi porta a un bilancio energetico complessivo che non è favorevole, e soprattutto l'incenerimento a recupero energetico ha un certo livello di efficienza quando è associato al teleriscaldamento, cosa che può funzionare, ha funzionato con il cambiamento climatico sempre di meno nel nord Europa, ma sicuramente in una situazione di elevate temperature anche durante l'inverno, questo teleriscaldamento a che cosa servirà? Noi abbiamo bisogno di raffrescare le città, le nostre abitazioni, sempre di più che riscaldarle. E c'è un'altra questione che è relativa alla sostenibilità e che è poi anche una situazione di attualità, la crisi idrica. L'incenerimento comunque consuma acqua. I sistemi di incenerimento e recupero energetico portano a un grande consumo d'acqua. Dobbiamo decidere se dobbiamo tutelare le risorse idriche, oltre che l'aria che respiriamo, oppure pensare di sbarazzarci di quello che noi produciamo come materiali post-consumo. Non amo chiamarli rifiuti. E semplicemente bruciandoli come facevano i nostri nonni, ma il fatto che i nostri nonni bruciavano fondamentalmente sostanze organiche, noi abbiamo un livello di produzione di materiali molto complessi, da una chimica molto complessa, e quindi incenerire della legna o ecco, dei sfalci di potatura del giardino è ben diverso oggi rispetto al passato. Certo. E poi c'è un altro discorso, l'incenerimento usa l'atmosfera come discarica, di polveri sottili, di gas tossici e come emissione di CO2. L'Europa probabilmente tasserà l'emissione di CO2 dall'incenerimento dei rifiuti e quindi questo andrà a gravare ulteriormente sulle bollette dei cittadini. Per quanto riguarda c'è un discorso anche, e la capacità di trattamento annuo, parliamo di 600.000 tonnellate annue per un inceneritore che dovrebbe servire la città di Roma. Allora, se facciamo un semplice calcolo, la città di Roma ha un numero di city users, al di là degli abitanti, di circa 4 milioni di persone, parliamo di 150 chili a testa, ma allora che cosa significa? Significa che noi non ricicliamo più niente perché buttiamo tutto nell'inceneritore. Perché questo mega inceneritore e questa capacità ha un senso così elevata? Io sono contro l'inceneritore a prescindere, però insomma, e qui mi sembra che si è andati veramente oltre quello che potrebbe essere il fabbisogno, quando poi l'Italia è in infrazione. L'Italia non ha recepito correttamente la direttiva Single Use Plastics, cioè la direttiva materiali monouso, è un'infrazione per quello. E vi è stata una battaglia da parte di molti portatori di interesse del mondo degli imballaggi durante l'iter legislativo del nuovo regolamento europeo per gli imballaggi. Noi dobbiamo ridurre gli imballaggi. Ognuno di noi basta guardare inevitabilmente qual è la propria produzione di rifiuti, la maggior parte sono rifiuti di plastica, la maggior quantità che produciamo, e la maggior parte di questi sono imballaggi, bottiglie, contenitori, contenitori dell'ortofrutta, buste di plastica enormi, magari per oggetti molto piccoli. E se invece si puntasse, le norme europee sono un complesso di norme, non bisogna guardare solamente quello Certo. che dice il regolamento, no? Per gli investimenti sostenibili, ma l'obiettivo è la riduzione dei rifiuti. E se noi riduciamo i rifiuti, a cosa serve costruire nel 2024 una capacità aggiuntiva di incenerimento? L'obiettivo europeo, l'obiettivo della sostenibilità è ridurre la quantità di materia che viene incenerita. Ma soprattutto, Dario, non c'è anche un obiettivo ancora più ampio, no, da parte dell'Europa che ci è stato imposto, l'Agenda 2030, no? Cioè il fatto che dobbiamo ridurre le emissioni di CO2. Con l'inceneritore di Santa Palomba non si rischia di non assumere assolutamente questo impegno, cioè non ci si arriverebbe mai o no? Beh, diciamo che Gualtieri ha annunciato il nuovo piano di azione energia sostenibile e clima di Roma, no? Io ho avuto l'onore di curare quello che poi è attualmente il piano per energia sostenibile di Roma, attualmente in vigore, perché Gualtieri ha presentato 64 pagine annunciando una riduzione della CO2 del 63,5% e
Il piano di Virginia Raggi puntava al 51, Gualtieri parla del 63,5, ma non porta un dato a suffragio di questo numero, a maggior ragione che ci sarà un impianto di incenerimento. Insomma, l'incenerimento chiaramente, soprattutto per la materiale plastica, produce CO2 e quindi il bilancio emissivo della città non può che essere peggiorativo. Si parla di un impianto pilota di cattura e stoccaggio della CO2 affiancato all'incenerimento. Però io credo che, ecco, si parla di ideologia green e di utopie, ma noi qui stiamo fondando il futuro della nostra città su un impianto pilota di cattura della CO2. Sono impianti che finora non hanno dimostrato la loro sostenibilità economica e il loro funzionamento su larga scala. Questo è avvenuto negli altri paesi, si parla della cattura e stoccaggio della CO2 ormai da quasi 20 anni. Ma non mi sembra che sia un sistema che comunque abbia funzionato mai e che comunque anche dal punto di vista energetico consuma energia e quindi il bilancio energetico sarebbe ancora più ridotto. Ma ecco, si parla di recupero energetico, io credo che sia importante anche concentrarci sui flussi della materia oltre che sui flussi di energia, perché l'energia, la tecnologia ha portato alla possibilità di produrre energia elettrica, che poi è quella che dovrebbe produrre l'inceneritore con altri sistemi come l'eolico, il fotovoltaico, ma non abbiamo a disposizione la pietra filosofale per trasformare la materia e quindi incenerirla, ridurre in cenere materiali preziosi che poi derivano da materie non rinnovabili come il petrolio, e parliamo quindi della plastica, invece di riciclarla, sicuramente va controcorrente. L'Europa, nel piano industriale del Green Deal, ha emanato un nuovo regolamento che è quello per il momento delle materie prime critiche. Noi dipendiamo dall'estero per importazione di materia. Nel momento in cui abbiamo della materia già importata sul nostro territorio, l'obiettivo è quello di recuperarla il più possibile, perché la materia non la Certo, creiamo da. assolutamente. Dario, io devo andare qualche minuto in pubblicità, le chiedo di restare ancora un po' insieme a noi, in nostra compagnia, perché io volevo anche sottoporle un articolo che è uscito, insomma, pochi giorni fa proprio sulla questione legata all'interrogazione che voi avete fatto insomma, all'Europa. E insomma, è un po' critico questo articolo, parla di domandine, insomma, no? Cerchiamo di capirci qualcosa in più, la sua analisi fino ad ora è stata molto molto chiara. Torniamo tra pochissimi istanti qui ad Aperto per Ferie per continuare a parlare di questo controverso tema legato all'inceneritore di Santa Palomba che sembra generare più contrari che favorevoli. A tra poco. Bentornati ad Aperto per Ferie, abbiamo iniziato questa nuova settimana raccontandovi l'estate 2024 in città e non solo con uno spunto di grande attualità che è quello legato all'inceneritore di Santa Palomba, un tema controverso che sembra più dividere in un certo senso che unificare. Sembra altrettanto che abbia più contrari che effettivamente favorevoli. Vi abbiamo raccontato spesso delle battaglie degli ambientalisti capeggiati ad esempio da un'associazione principe come quella di Lega Ambiente, dei comitati, dei cittadini, delle associazioni che hanno strillato più volte un no a questo mega impianto che dovrebbe sorgere alle porte di Roma. Pensate però che questa battaglia è arrivata fino in Europa. Ci sono stati infatti ben 9 eurodeputati del Movimento 5 Stelle insieme ad altri 3 di Alleanza Verdi e Sinistra che hanno portato un'interrogazione, pensate un po' alla Commissione europea. 3 domande che attendono ancora una risposta, ma si chiede in sostanza quali possono essere effettivamente i danni che un impianto di questo tipo può generare nel territorio, anche in riferimento a quello che è il regolamento europeo. C'è infatti un regolamento ben specifico, anzi un articolo ben specifico, che è il 17 del regolamento 2020-852, che inserisce l'inceneritore dei rifiuti tra le attività più dannose effettivamente per l'ambiente. Se il nostro obiettivo, quello dell'Italia come anche di tutta l'Europa, è abbracciare sempre di più la transizione ecologica, è chiaro che un impianto di questo tipo, secondo i cittadini, gli ambientalisti e anche appunto gli eurodeputati, è totalmente anacronistico, dannoso e anche abbastanza costoso. Abbiamo in nostra compagnia oggi qui ad Aperto per Ferie uno dei promotori dell'interrogazione. Appunto promossa al Parlamento europeo, Dario Tamburrano. È ancora con noi?
Sì, Eccoci, eccomi. Dario. Dicevamo, insomma, che voi avete parlato anche del fatto che questo impianto è anacronistico e anche abbastanza costoso, no? Cioè, avete parlato anche in termini di prezzo. Beh, parliamo di quasi 7 miliardi e mezzo di euro, siamo dello stesso ordine di grandezza del Ponte sullo Stretto, mi sembrano cifre che vanno al di là di ogni accettabilità sociale ed economica, cioè, dovremmo pensare a investire molto di più, a ridurre, ecco, le onde di calore, a sistemare le perdite idriche. E è attualità la crisi idrica sia a livello romano che a livello nazionale, soprattutto in Sicilia. Dovremmo pensare a sistemare la rete di distribuzione, che tra l'altro è in mano ad Areti per la maggior parte della città. E per rinforzare poi quello che è, per permettere poi comunque la elettrificazione dei consumi energetici. Questo è quello che ci chiede l'Europa e noi condividiamo questi obiettivi, mentre ci troviamo una città che è a secco e che è ormai d'estate è sottoposta a frequenti blackout. Ecco, anche questo è da considerare. Come le avevo annunciato poco prima di andare in pubblicità, Dario, e poi la lasceremo andare perché ovviamente siamo sicuri lei ha tantissimi impegni, soprattutto a livello istituzionale e politico, data la sua, insomma, qualifica. C'è un articolo, della testata Il Nuovo Sette Colli che parla in maniera un po' critica, no? Di queste domande che voi avete posto alla, Commissione europea. Parla di tre domandine e scendendo nel dettaglio del testo, del corpo dell'articolo, c'è scritto che insomma sono tre domandine che avrebbe potuto preparare una semplice addetta stampa in 5 minuti appena, invece è il frutto del lavoro di 9 eurodeputati. Ora noi non vogliamo chiaramente criticare il lavoro dei nostri colleghi, abbiamo il massimo rispetto, ma in sostanza qui si dice che si poteva fare di più. Secondo lei è possibile fare di più? Beh, guardi, questo articolo è scritto chiaramente da una persona che non ha proprio la minima contezza di che cosa significa un'interrogazione, parla di interrogazione al Parlamento europeo, e quando l'interrogazione è la Commissione europea, non si fanno interrogazioni al Parlamento europeo. Le interrogazioni alla Commissione europea hanno un valore, anche di attività ispettiva, e la regola prevede che si possono scrivere 200 parole e tre domande. Queste sono le regole del Parlamento, che i parlamentari devono comunque seguire. E si parla invece di fare disegni di legge, ma a contezza questo giornalista che il Parlamento europeo non ha la facoltà di fare proposte di legge? Si lavora nelle commissioni sulle proposte di direttive e regolamento della Commissione europea. Il Parlamento europeo non ha facoltà di iniziativa legislativa. No, 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 Io qui parla quando però di faccio. Commissione europea, ecco, c'è il sottotitolo, la Commissione No, no, europea e ma. l'Europarlamento capiranno le tre domande, cioè è andato Beh, io giù sul penso che tu pesante, sia no? perfettamente in grado di capire queste tre domandine, che poi non è un addetto stampa. Beh, dietro queste tre domandine c'è una conoscenza del corpus giuridico ambientale dell'Unione Europea, insomma. Non mi sembra che il giornalista che critica abbia la stessa contezza e tecnicità, insomma. Quindi prima di parlare di quinta elementare forse dovrebbe innanzitutto comprendere come funziona il processo legislativo europeo, che cos'è un'interrogazione e quali sono le regole che i deputati europei devono seguire per presentare delle interrogazioni, 200 caratteri e tre domande massimo, ed è esattamente quello che noi abbiamo fatto. E Quando con un'interrogazione. lei ci diceva che non avete ancora però ricevuto una risposta, giusto? Guardi, l'interrogazione l'ho scritta io sono il primo firmatario, gli altri colleghi sono dei cofirmatari che gentilmente hanno dato sostegno all'interrogazione e ho volutamente presentato un'interrogazione urgente alla Commissione europea e la risposta a norma dovrebbe arrivare entro 3 settimane, visto che comunque siamo di fronte alla prossima apertura forse di una valutazione di impatto ambientale. Quindi intanto vogliamo capire la Commissione europea che cosa risponderà e poi nel merito entreremo per esempio sul livello di efficienza energetica che questo inceneratore avrà, perché vi sono altre norme, visto che comunque noi le norme le conosciamo, forse il giornalista no, che permettono, è vero, l'incenerimento all'interno del territorio dell'Unione Europea, ma a condizione che determinati criteri vengano rispettati. Vediamo se questo mega inceneratore avrà la possibilità, sarà concepito rispettare questi criteri, in primis diciamo degli indici di efficienza energetica.
Certo. Bene, a noi non resta che attendere, come sempre, Dario, insomma, gli ulteriori sviluppi di questa vicenda che continua davvero ad infiammare l'opinione pubblica, soprattutto quella dei cittadini, ma anche appunto, ecco, delle frange, insomma, della politica. Grazie per essere stato in nostra compagnia, per averci dedicato il suo tempo e aver analizzato così tanti aspetti qui ad Aperto per Ferie. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di raccontare qualcosa e auguro a tutti quanti voi, in redazione, agli ascoltatori, una meravigliosa estate nonostante il caldo e il cambiamento climatico e la Grazie siccità. davvero, infatti, grazie davvero, Dario, a presto. Aperto per Ferie. Tutte le notizie anche ad agosto con Elisa Mariani.